Carissima Maria, eccoci qui davanti a questo splendido camino di una delle sale di Palazzo Ronchelli di Castello Cabiaglio per parlare di una cosa molto importante, un accessorio fondamentale della sposa nel giorno del matrimonio, e cioè. Il bouquet della sposa. Seguiteci per scoprire tutti i consigli. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. E non dimenticatevi i nostri percorsi Percorsi d'amore. d'amore. Eccoci qua, buongiorno Maria. Ciao Claudio. Allora, oggi volevo affrontare con te un tema molto particolare. Se nella puntata precedente abbiamo parlato di scelta di fiori, allestimento floreale, non dimentichiamoci di una scelta molto importante, soprattutto riguardante la sposa, e cioè il bouquet. Esatto, il bouquet è l'accessorio floreale più importante, quindi deve essere anche in sintonia con l'abito da sposa. Soprattutto. Soprattutto, infatti, quando comunque si va dal fiorista e per scegliere il bouquet, il fiorista chiederà assolutamente una foto dell'abito da sposa e dell'acconciatura, perché tutto deve creare un insieme armonioso. Se comunque avete un abito importante, il bouquet è consigliabile che sia un pochino più minimale per evitare proprio di essere Un troppo po' esagerate. esagerato. E viceversa, se comunque si ha un abito più lineare, allora si può usare per un bouquet un pochino più eccentrico. Di bouquet ne esistono di vari tipi e di varie forme. Chiaramente poi bisogna vedere un po' anche la statura della sposa, che quella è E qua volevo importantissima. arrivare, Maria, nel senso che bisogna trovare la giusta misura, la giusta proporzione che è tra la taglia effettiva della sposa, la scelta dell'abito e di Esatto. conseguenza poi dobbiamo lavorare sulla scelta del bouquet. Infatti, ma guarda Claudio, generalmente quello più usato è il bouquet tondo, perché comunque sta bene un po' con tutti i tipi di abito. Poi chiaramente ci sono diverse possibilità, un po' a seconda anche della personalità della sposa, perché non dimentichiamoci che quel giorno è importante appunto che ogni cosa rispecchi un po' quello che è la sposa, perché è la protagonista insieme allo sposo, quindi tutto deve essere appunto in armonia. Quindi abbiamo il bouquet tondo che sta bene un po' con tutti gli abiti, abbiamo il bouquet magari a cascata che sta bene un po' a una sposa sicuramente un pochino più alta, Più più slanciata. slanciata, e il bouquet a fascio che non è così facile da portare, non so se hai presente il bouquet a che appunto, Assolutamente sì. ecco, potrebbe essere magari un attimino complicato e quindi bisogna saperlo portare con disinvoltura. E per le spose un pochino più eccentriche, perché no, si ha il bouquet a borsetta. Se una sposa vuole un po' lasciare il segno, chiaramente sempre stando attenta all'abito, perché non fare comunque una cosa un pochettino diversa ed eccentrica. Come si porta il bouquet? Questa è una domanda. Dove si porta? Come, giusto? Si porta all'altezza dell'ombelico, quindi a questa altezza. Il bouquet deve essere tenuto con grazia, perché quando la sposa poi entrerà in chiesa, entrerà a fianco del papà, quindi starà sulla sinistra, il braccio destro praticamente sarà abbracciato al papà e con la sinistra terrà il Ecco, bouquet. a tal proposito, secondo me è un consiglio da dare, soprattutto perché quando una sposa sceglie il bouquet, oltre al fatto di sceglierlo per un discorso estetico, deve tener conto, come di tutti questi consigli pratici. Cosa vuol dire? Che tendenzialmente il bouquet arriva alla sposa la mattina, il giorno dell'evento stesso, ma bisogna far capire alla sposa che ci vuole un attimino dedicare, un attimino per praticare, cioè per essere sempre in sintonia con un certo stile, con un atteggiamento, con un'eleganza, altrimenti rischiamo che questo bouquet sia un po' un accessorio,
come dire, un accessorio di disturbo, non deve essere un elemento di disturbo, ma anzi deve impreziosire e deve dare eleganza alla sposa. Esatto, risalto, eleganza e quindi completare tutto quello che è l'immagine della sposa, perché tu sai che tutti gli occhi saranno puntati su di lei. Non dimentichiamo che il bouquet deve avere comunque i fiori che poi saranno richiamati come nell'allestimento, e quindi tutto deve seguire, come sappiamo, un certo percorso, una certa linea guida. Ti è mai capitato, Maria, nel tuo percorso professionale di avere delle richieste di spose un pochino bizzarre che hanno invece saltato questi tuoi consigli, ma ti hanno fatto delle richieste di bouquet un po' particolari o di fiori particolari? Sì, ma anche di piante, Claudio, ormai c'è l'imbarazzo della scelta, però l'importante, come ho anche consigliato, che ci sia il filo conduttore con tutto quello che comunque si è organizzato prima, altrimenti si va un po' a uscire da quello che è la linea guida. Quindi, non è una cosa... attenzione, ricordiamo uno step fondamentale: scegliete sempre prima l'abito e poi successivamente il bouquet, non fare una scelta al contrario, altrimenti rischiamo di avere un contrasto tra l'eleganza o anche la particolarità proprio del bouquet. Certo. Di non avere sintonia tra le due cose. E quello non sai che nel nostro caso non può essere, quindi dobbiamo creare armonia proprio in tutto. E poi il bouquet, si dice che è l'ultimo regalo da parte dello sposo e deve essere, come dicevi prima, consegnato alla sposa la mattina del matrimonio. Perché chiaramente servirà anche al fotografo per fare le foto, quindi il bouquet deve essere a casa della sposa sicuramente la mattina del matrimonio. Poi c'è anche il bouquet da lancio, perché il bouquet è quello ufficiale, poi si può praticamente creare un altro piccolo bouquet che riprende un po' il bouquet originario e la sposa... Da tradizione lo lancia alle donzelle da marito e si crea un po' in modo da preservare quello originale e da tenerlo come ricordo. Certo. Assolutamente sì. Cara Maria, a questo punto, giunti alla fine di questa puntata molto interessante per la scelta del bouquet, ti vorrei leggere uno dei nostri messaggi d'amore. Grazie. Il cuore è come il palmo della mano, gliene serve un altro per battere come si deve. Grazie Claudio. Grazie a te, e a questo punto diamo l'appuntamento alla nostra prossima puntata di Percorsi d'Amore, sempre dando dei consigli, non vi vogliamo svelare troppo, ma sicuramente parleremo di abiti da sposo e da sposa. Quindi grazie. Alla prossima puntata con i nostri Percorsi d'Amore.